se Verona può, visto anche le caratteristiche del Genoa, riproporre il modo di stare in campo che si è visto nelle ultime partite, cioè valorizzare gli utenti come Cerci, capaci di tenere palla e di favorire quel gioco subito in avanti e cercare la profondità. Ma noi dobbiamo confermare sicuramente l'atteggiamento. L'atteggiamento, la voglia di offrire una prestazione, prestazioni di personalità, questo senz'altro. Poi in base agli uomini, quelli che saranno le migliori condizioni, vedremo di adeguare tutto questo dal punto di vista tecnico, però dal punto di vista dell'atteggiamento dobbiamo confermare queste ultime prestazioni e andare oltre e volere sempre di più e farlo meglio. Mi sembra che per gli uomini a disposizione adesso e anche la condizione che c'è adesso fisicamente parlando sia forse quello il vestito che al momento calza meglio questo dono. Sì, beh, in questo momento devo saltare le caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione, però non è solo adesso perché c'è stata una bella vittoria e il passaggio del turno, però il mese trascorso senza sconfitte a me continuava a dare delle ottime indicazioni e ecco perché avevo molta fiducia, perché in quelle gare noi avevamo fatto cose importanti, chiaramente tutto questo non era supportato dal risultato. Quindi continuare su questa strada, in questo momento sta dando risultati, ma poi vedremo più là cosa succede, se dobbiamo cambiare vestito. Ma come si trova più a suo agio però? Quando deve manovrare, deve gestire i ritmi della partita o quando può andare ad attaccare subito alla profondità? Ma noi dobbiamo essere in grado di fare tutte e due le cose, adeguarsi alle situazioni, adeguarsi al risultato, all'avversario. Se dobbiamo palleggiare dobbiamo essere in grado di farlo, abbiamo anche le qualità per farlo, e se poi troviamo una squadra che ci tiene sotto pressione dobbiamo essere in grado di resistere all'urto e poi anche offendere, far male all'avversario. Quindi non ci deve essere, secondo me, tutto questo una via di mezzo, a saper fare le due cose, perché fare solo una cosa poi diventa rischioso. Ci sarà la rifinitura, l'ultimo allenamento, però ovviamente anche in virtù delle squalifiche sono un po' contati gli uomini, soprattutto dietro. Ti chiedo quanti minuti eventualmente può fare un uomo Ferrari, che è stato fuori tanto tempo. Beh, vediamo, lo vedremo, questo sinceramente non si sa, e abbiamo insomma ormai poco tempo per mettere benzina per lui, però dietro siamo ridotti un numero veramente ristretto e cercheremo di scegliere. Se deve giocare dall'inizio in corsa vedremo. Ti chiedo invece di Ken, perché se lo vedo bene ha un problema muscolare, no? Come sta e anche lui a che punto è del recupero? Beh, Moise è solo una questione di minutaggio, adesso è guarito e sta in questi ultimi giorni, ha lavorato con la squadra e adesso deve solo riprendere il cammino, riprendere il ritmo e dare continuità del lavoro, cosa che non ha mai avuto da quando è arrivato. Questo può compromette la sua crescita, la sua condizione, però per quello dal punto di vista clinico, dal punto di vista fisico sta bene. Ti chiedo di spendere una parola, non l'abbiamo fatto dopo il derby, su Fares, perché anche se è squalificato contro il Genoa, però direi che quel gol lì suggella un po' il percorso che sta facendo. Si è preso tante rivincite, se l'è proprio cercato quel gol lì, no? L'ha voluto, se l'è preso e l'ha fatto. Ma io non voglio spendere parole su Momo, perché i risultati gli danno ragione e sono contento perché la fiducia riposta in lui è ripagata sul campo, quotidianamente negli allenamenti lavora alla grande e per lui è una crescita importante. Il gol gli deve dare ancora maggiore autostima, consapevolezza che può fare anche quel tipo di ruolo, che può fare gol, perché un gol ricercato, un gol voluto a tutti i costi, però il ragazzo deve continuare a crescere in sordina, tranquillamente, lasciandoli senza troppe pressioni, l'ha gestita anche molto bene le critiche, i momenti negativi, quindi deve continuare a lavorare in questo modo e la strada per tutti è testa bassa e pedalare. Chi c'è in rampa di lancio dopo Fares? Perché te lo sei proprio curato bene Fares e si sono visti i risultati, lo stai dicendo. C'è un altro per quale ti aspetti una crescita simile? Abbiamo diversi giocatori, tutti, non vorrei escludere nessuno, però per i nuovi arrivati io penso a Felicioli, a Ken ovviamente,
e per i nostri vecchi, aspetto adesso il passaggio di Valotti, perché giocatore in grado di poter dare molto di più, e sono convinto che sarà nelle migliori condizioni quando riuscirà anche a lui a dare continuità nelle gare, che può, credo possa dare qualcosa di importante. L'ultima cosa te la chiedo sul Genoa: quanto vale veramente il Genoa? Perché mi pare che rosa alla mano c'entri pochino per la zona salvezza, Beh, questo l'ha detto anche il direttore sportivo, ma Perinetti dice che la rosa, insomma, c'entra veramente poco nel nostro campionato, nella tri, però per vicissitudini, per situazioni, non lo so. Ma io quando dico che dobbiamo pensare, solo io devo pensare alla mia squadra, perché se uno deve paragonare tutte le rose, la nostra, con tutte le rose dell'altra squadra, in tante situazioni uno può sembrare sempre perdente, però noi dobbiamo avere una forza d'animo superiore ai valori tecnici e ai valori di esperienza e tutto il resto, quindi io devo concentrarmi esclusivamente sulla mia. Grazie.